Per le interviste del padre Fernando non poteva mancare Graziano Cedroni, un nostro concittadino, grande musicista. Grazie. Io ho conosciuto Graziano come nel suo ruolo di musicista tanti anni fa, dai Tre Mendicanti, dal primo gruppo, giusto? Eh sì, è nato fine 2000, inizio 2001, quindi si parla già di 22 anni fa. Ne sono passati di anni e ne sono passate di cose, però io ho avuto il piacere di vedervi poche sere fa in Piazza Cairoli, siete stati eccezionali. Non avevo visto più questo cambiamento perché purtroppo non ho avuto diciamo, l'opportunità di potervi vedere in altri concerti, perché pure io sono sempre un po' incasinato e quindi l'altra sera sono voluto venire apposta per vedere anche il vostro cambiamento. Beh, lì hai visto il progetto che abbiamo su Lucio Battisti, che è nato successivamente alla nostra formazione con i Tre Mendicanti, che poi nacque su richiesta, perché venimmo chiamati in Toscana per fare un concerto e loro ci chiesero: ma potete fare uno spettacolo su Lucio Battisti? E abbiamo montato questo repertorio con interviste inedite, avevamo fatto richiesta alla Cineteca di Cinecittà, quindi abbiamo chiesto dei file particolari e da lì nacque questo progetto di Lucio Battisti, che ormai ci vede impegnati praticamente tutto l'anno, perché poi è richiestissimo. Lucio Battisti, io sono un fan proprio nato, io aspettavo ogni due anni che usciva il long play, all'epoca si chiamavano long play, ero proprio fissato io con Lucio Battisti e ho avuto, te l'ho detto per telefono, il piacere di conoscerlo di persona a fianco proprio alla famosa fonte di Santa Maria all'Orto. Io bevevo una delle cavole, diciamo, delle cannelle della fonte, e mi giro e c'era lui, e quando proprio era nel momento di alloro proprio, io ripeto, ritornando al discorso di prima, non vedevo l'ora che uscisse il nuovo album ogni due anni circa. E poi lui abitava, il papà aveva diciamo una fattoria, un casale a Collezioni. Sì, a Collezioni. Lui abitava lì vicino, diciamo Santa Maria dell'Orto è vicino, sì, a Collezioni, a due chilometri. Quindi. Però purtroppo all'epoca non è che facevo le interviste, magari potevo fargliela. Per me sarebbe stato un sogno. Però ritorniamo a voi. Allora, noi siamo partiti già da quando voi eravate già qualcuno, però come è nata? Come è nata prima? Sei stato il primo a suonare in casa o? Ah, perché sì, non, vabbè, non ho detto una cosa. Graficamente sì. Non ho detto una cosa. Allora, voi siete. Prima eravate tu e tuo fratello, sì, a suonare, e poi si è aggiunta sia nostra tua moglie sorella, che tua sorella. Quindi adesso siete di famiglia, diciamo, in quattro. In attesa che arrivino poi i figli, perché ad esempio ieri perché sera, mettiamo subito su, esatto, subito. Ieri sera abbiamo suonato in acustico e mio figlio Niccolò, il più grande di 16 anni, ci ha accompagnato alle percussioni. Ah, quindi ecco, si è aggiunto già un altro. Iniziamo a trovare nuove leve, così noi andiamo in pensione. Mi mandano all'ospizio, diciamo. No, vabbè, con la musica e con l'arte in generale, fino a che uno può farlo, diciamo, con la salute, va avanti, certo, a tutte le età, diciamo, ecco. Allora, quando hai iniziato tu? Sì, ti ripeto, anagraficamente, essendo più grande, ho iniziato io a casa. Poi, ma come credo si facesse un po' al tempo, no? C'erano i gruppi parrocchiali. Sì. Quindi all'epoca se volevi divertirti non è che avevi lo smartphone o che cosa, quindi frequentavi quelli che erano gli oratori, la CR o lo Scout. Sì. Erano questi i gruppi di aggregazione e lì si faceva musica, quindi iniziamo tutti quanti suonando la in chitarra, parrocchia, certo, la chitarra, suonando la chitarra in parrocchia. Si parte sempre da lì, normalmente. E prima era così, ora magari si parte direttamente dai social, no? Fai un video, dici due cavolate sui social e diventi famoso il giorno dopo. Sì. Poi bisogna vedere se hai i contenuti per mantenere le aspettative che si creano poi dalle richieste dei fan sui social. Però noi al tempo iniziavamo così, quindi avevi la cantina a casa dove suonare la sera, il pomeriggio, e la parrocchia i pomeriggi o addirittura la domenica mattina durante la messa, quindi la celebrazione. Così nasce poi l'accostamento alla musica. Poi ognuno di noi ha iniziato a frequentare i corsi di musica. E quindi avete fatto, diciamo, ognuno poi per sé. Sì, per ognuno ha seguito il suo percorso musicale. Suo percorso musicale. Poi quando eravamo grandi abbastanza da poter collaborare insieme, ci siamo messi insieme, iniziando io e mio fratello. Sì, poi si è aggiunta tua sorella, che io... Anche lei non sapeva che aveva fatto tutto quell'esploit di successo, perché sì, ho visto l'altra sera. Applausi.
Qualcuno diceva ce l'abbiamo solo un attimo. L'altra parte della ritmica, ecco cado. Gianni Sebastianelli al basso. Grazie. Il prode Fernando dietro a noi. Fernando Mariani. Si conoscevano, diciamo, a suo tempo appunto per la danza, e poi ho saputo che invece aveva fatto una evoluzione artistica molto interessante. Lei, diciamo, ha frequentato l'Accademia di Musical a Roma e quindi si è avvicinato a quel tipo di spettacolo, quindi uno spettacolo complesso. Un po' completo pure, no? Sì, danza, recitazione, canto, quindi tutta la parte musicale. Lei ha frequentato quell'Accademia e poi ha iniziato a fare musical a livello nazionale e internazionale, fino ad arrivare adesso ad essere la cantante e attrice di Brignano, quindi lei è su tutte le trasmissioni Enrico di Brignano. Enrico Brignano fa gli spettacoli dal vivo con lui e registra. Pensa, ha iniziato avvicinandosi a Brignano registrando le voci per Rugantino. Quando uscì Brignano con Rugantino, le voci dei cori del disco di Rugantino erano di Irene. Da lì poi lei è diventata l'insegnante di canto loro, sia suo che della moglie, e poi è entrata nello staff artistico di Enrico Brignano. Quindi un grande successo, perché Brignano, chi è che non lo conosce? Ah, a livello nazionale è uno dei più grandi, quindi una buona carriera sta facendo sicuramente. Mi auguro, insomma, che possa anche andare oltre l'età, sì, ma poi anche l'età che, insomma, glielo permette, è giovane, quindi sì, ancora tante cose da poter fare. Lorenzo, che diciamo di Lorenzo? Lorenzo è il legame tra tutti e tre, no? Diciamo che è quello più tranquillo apparentemente dei tre. Io e Irene siamo quelli un po' più esagitati, se vogliamo utilizzare questo aggettivo, però insomma sono quelli che si danno di più da fare. Lui è quello che poi mette mano artisticamente al legame musicale che c'è tra tutti e tre. Noi insieme abbiamo fatto tantissime cose. Tu pensa che abbiamo esordito noi tre insieme a The Voice in Inghilterra. Sì. Ti parlo di ormai 4 anni fa, quindi siamo arrivati fino alle fasi finali, l'unica band italiana ad arrivare alle fasi finali di The Voice a Londra. Ed è stata una cosa quella. Bellissima. Perché poi, Londra poi è a livello altissimo. Noi quando siamo arrivati là non pensavamo neanche di doverlo meritare. Anche le registrazioni, diciamo, tutti i più grandi vanno normalmente o in America o a Londra. Quindi. Ma il livello era altissimo. Quando noi ci siamo esibiti la seconda volta, ci siamo guardati intorno interrogandoci, ma meritiamo veramente di star qua, perché il livello era altissimo. Diciamo che dal punto di vista proprio meritocratico lì funziona tanto. Sì. Lì non trovi l'amico di o il figlio di, lì trovi chi è piaciuto realmente, che poi possa aver più o meno raccomandazioni. No, non esistono. Non esistono. Diciamo, questa è prettamente una situazione un po' italiana, Italian style, che magari sta anche scemando, mi auguro. Poi da lì abbiamo partecipato a Italia's Got Talent e siamo giunti in finale, quindi abbiamo preso i 4 sì il 4 marzo, esattamente 4 giorni prima del lockdown in Italia, e questo ci ha tagliato le gambe, perché noi avremmo dovuto fare la finale, ma la finale l'hanno dovuta fare a porte chiuse, quindi per obblighi di produzione, che tu conosci benissimo, insomma, quali sono tutti gli iter burocratici delle produzioni. Hanno dovuto fare una finale a porte chiuse soltanto con gli 8 Golden Buzz, che era, diciamo, la formula che accomunava quello che poteva essere il bambino che era simpatico o la vecchietta. Invece quelli che avevano preso i 4 sì della giuria, che sarebbero dovuti andare in finale, essendo di più, li hanno dovuti far fuori. Quindi hanno fatto la finale con 8 finalisti soltanto. Noi non abbiamo potuto partecipare per ovvi motivi, insomma. E poi tra l'altro Bastianic, che era il quarto giurato, è rimasto bloccato a Milano, la finale a Roma, e a Roma il giurato fu chiamato in sostituzione Brignano. Quindi se noi fossimo arrivati, cioè noi siamo arrivati in finale, ma se avessimo potuto partecipare alla finale avremmo trovato Brignano, che era poi datore di lavoro di casa, quindi magari avremmo avuto una raccomandazione. La raccomandazione in quel caso l'avreste avuta, e credo. Parliamo anche di tua moglie, perché una bravissima violinista eccezionale proprio. Io dico sempre che è la professionista di casa, che noi ci siamo avvicinati alla musica, lei
È nata nella musica da una famiglia di musicisti. Non abbiamo detto il nome. Cristina Picca. Picca. Una delle ultime cose importanti è il David insieme a Bocelli. Quindi ha suonato sul palco con il maestro Bocelli, poi lei ha un trascorso, un'esperienza curriculare importante, Ron, Morandi, Giorgia, Minghi e tanti. A proposito di Giorgia, adesso hai nominato Giorgia, non so se lo sai o meno, ma io ho fatto, quando lei vinse Sanremo, questa è una cosa che dico a parte che non c'entra niente con la tua intervista, io feci il 25 aprile di 26 anni fa, feci un concerto con Giorgia a Oriolo Romano, ma io suonavo per finta, diciamo in playback, suonavo il basso. È stata la giornata più bella della vita mia, diciamo da quando faccio cinema, quindi 30 anni fa, da 30 anni fa questa parte. E è stato per me, cioè io non sono musicista. Lei è secondo me un artista immensa, una delle voci più belle in assoluto del che panorama. Abbiamo italiano, sì. E per chiudere volevo dirti dell'altra sera ti è piaciuto? È stato te l'ho detto per telefono e te lo ripeto qui davanti al video, diciamo che siete stati fortissimi e poi l'hai visto anche, diciamo, dall'apprezzamento della fiumara di gente che c'era, no? Sì, era tantissima. Quindi, gente, allora un saluto a tutti dal Prato Fernando e da Graziano Cedroni. Ma sai che ti volevo dire? Visto che hai nominato i Tremendi Canti, ad ottobre faremo una reunion. Ah. Quindi riproporremo sul palco del teatro a Velleri, ora devo decidere uno dei due in base alle disponibilità, tutte le formazioni dei Tremendi Canti, riportando tutto il repertorio, quindi i tre dischi che sono stati fatti. Dall'inizio alla fine, e sarà una cosa carina, insomma, anche perché ci rincontreremo 20 anni dopo. Ma anche perché molti di noi molto diversi. Ma poi avrete sicuramente più esperienza rispetto sì, a lì. Sicuramente quindi... anche più peli bianchi e meno capelli. E meno capelli. Allora, ripeto, un saluto a tutti dal Prato Fernando e da Graziano Cedroni. Grazie. Ciao a tutti.